Senza di noi un vero federalismo non si fa. Alzeremo noi la nostra bandiera autonomistica. Sappiamo per noi cos'è il federalismo. Federalismo della responsabilità, il sistema più efficiente per raggiungere uguali diritti di cittadinanza e per consentire a chi vuole può fare un passo in più di farlo. Abbiamo una piattaforma e ci predisponiamo a spiegarla in tutti i luoghi di questo Paese. Ecco, al di là di queste vicende, diciamo, immediate alla battaglia politica, voglio andare a chiudere segnalando il punto di fondo. Le cose al fondo non vanno, non girano. Siamo a un'emergenza. Guardate, questo è un punto da condividere sempre di più con una parte della nostra società. Noi siamo a un'emergenza democratica e istituzionale, a un'emergenza economica e sociale, a un'emergenza morale e civica. Chi ignora questa emergenza semplicemente la aggrava. Il Parlamento non produce nulla perché dal governo non arriva nulla, da mesi. L'impegno parlamentare del governo è quello dei tentativi di sopravvivenza, corteggiare, blandire o acquistare questo o quel deputato. Ma vogliamo dirlo che è uno spettacolo vergognoso, indecoroso? E intanto i problemi sono lì, marciscono. I dati arrivano tutti i giorni. L'occupazione, i redditi delle famiglie, le prospettive dei giovani, la situazione delle piccole imprese. Tutti i giorni arrivano dati assolutamente preoccupanti. Perfino, guardate, i prezzi. In una situazione del genere, senza crescita, stanno lievitando prezzi fondamentali per la vita delle famiglie. Per milioni di italiani e decine di migliaia di imprese siamo arrivati a un limite di guardia e lo spirito civico del Paese è colpito, fiaccato. Lo sentiamo tutti, risulta da tutte le rilevazioni dove andiamo a guardare lo zero virgola, ma qui c'è il 50% degli italiani che ti dice non so dove andare, non ci sto, sono stanco, sono sfiduciato. C'è indignazione, c'è umiliazione, c'è umiliazione. E voglio dire, Rosi, che noi maschi saremo con le donne che il 13 vanno in piazza, se non altro perché conosciamo le nostre mogli, le nostre compagne, le nostre amiche, le nostre figlie. E le rispettiamo come persone e non accettiamo che siano merce da comprare o vendere o su cui esercitare il dominio padronale e maschilista. Non è accettabile dare questi messaggi alle nuove generazioni. Non è accettabile per un paese civile. Altro che magistratura. Qui non c'entra la magistratura. E se non reagiamo, poi non lamentiamoci della delega alla magistratura. E queste stracci di classi dirigenti non si lamentino della delega alla magistratura se nessuno apre bocca su una cosa così. Non è accettabile.